Ciao a tutti ragazzi, ritornati dal vostro Alex Rossi. Siamo qui ritornati in questo post partita, il primo dell'anno, gara ufficiale. Che bello ragazzi, il primo dell'anno con le smadonne del cazzo di Juan Jesus di merda. Se volete acquistare le magliette, link in descrizione, maglie da calcio super, 10% di sconto, link in descrizione, codice Alex Rossi se acquistate. Juan Jesus, se voleva l'entrata di Juan Jesus oggi l'ho interpretata io, the new man on us, perché lui voleva fare le scivolate, le entrate che faceva man on us, ma se l'è presa nel culo perché lui non è man on us, lui è un testa di cazzo che non lo voglio più vedere a Roma, li mortacci tuo Juan Jesus. Madonna, ma damono via al Poggi Bonzi, porco zio. Mamma mia, che poi dice che uno non si deve incazzare. Comunque, raga, la Roma pareggia 3-3 comunque contro il Genoa, la prima di campionato, la prima di Fonseca all'Olimpico. Fonseca avrà detto che cazzo sono venuto a fare qui. Serve urge un difensore centrale perché veramente se no siamo nella merda per tutto il campionato. Devo essere sincero, gli unici che mi sono piaciuti sono stati gli autori del gol, ovvero Dzeko e Kolarov e Under. Mi sono piaciuti tutti e tre. Il peggiore in campo, ve l'ho detto, Fazio Juan Jesus. Anche se comunque, ripeto, Pellegrini che comunque non mi è piaciuto. Non è che non mi è piaciuto, che dico che è stato il peggiore. Non mi è piaciuto, però non lo metto nei peggiori in campo. Chi c'è stava più? Vabbè, Kluivert, raga. Figlio mio, Kluivert. Datte una svegliata, porco due, Kluivert. Datte una svegliata, mamma mia, oh. Mamma mia, raga, Ergeno oggi sembra tutti, guarda, tutti quando giocano contro di noi, sembrano tutti che sono tutti dopati. Oggi Radu, a parte comunque il grandissimo gol di Kolarov su punizione, bel gol di Dzeko, ma oggi veramente Radu ha parato la qualunque, cioè cazzo ha fatto un tiro, non mi ricordo chi, se non erro Cristante, non mi ricordo Pellegrini, Zaniolo, mi sa che Zaniolo, che l'ha parato, ha detto porca miseria, cioè poi all'ultimo minuto lì Zappacosta che è scivolato che ha potuto mettere dentro. Io stavamo tutti là per risultato. Dai, 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 dai. Siamo rimasti così. Ma porco zio. Mamma mia, raga. Lì Zappacosta comunque non mi è dispiaciuto. Però, raga, è entrato troppo. Secondo me, Fonseca ha sbagliato la formazione. Ma non so perché Mancini sta in panchina. Lo sapete voi, scrivetemelo nei commenti. Però, secondo me, devono giocare sia Zappacosta che Mancini titolari. Perché forse l'avremmo vinta. Non dico che non avremmo piato gol. Che poi, raga, non va piato con Paolo Lopez. Io sono il primo che si è andato contro Olsen nello scorso anno. Non sappiamo con Paolo Lopez perché, raga, poverino, è davanti alla porta uno e tac, tu che fai? Cioè, devi essere proprio. Ma raga, cominciano le smadonne. Intanto comunque da quest'anno la mia politica, vedete, Valentino, basta magliette di giocatori perché basta, raga. Piantatevi magliette col nome vostro, col nome vostro. Beh, raga, se continuiamo così, con questa difesa, con la Lazio ne abbiamo 8. Perché voi dico, raga, la difesa fa buche da tutte le parti, non mi piace a me. E se poi Fonseca oggi ha voluto fare splendido, addio. Società, io mi faccio giocare pazzo in Juan Jesus finché non me ne prendete uno buono. Posso anche capirlo, dico, oh, alt, metto le mani avanti. Perché, raga, Mancini non penso che sia peggio comunque di Fazio di Juan Jesus, raga. Non penso che pure Cettin, metti Cettin. C'è Cettina, come cazzo si chiama lui? Penso che sia meglio comunque di Fazio e Buon Jesus, no? Ma beh, raga, io vi saluto. L'ho fatto il post partita. Se iniziamo così il campionato, a fine del campionato non ci arrivo io. Non ci arrivo, non ci arrivo. Ciao, raga, sempre Forza Roma comunque.